ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Ebbene sì, dopo tanto, tanto, tantissimo tempo ragazzi, sono tornato su YouTube, ebbene sì, con questi soliti video. Perché? Perché ragazzi ho preso questo, l'HD PVR 60. Finalmente mi sono messo, diciamo, all'avanguardia con gli ultimi sistemi di registrazione. Perché non ho avuto più il tempo ragazzi, tra lavoro eccetera non ho avuto più la possibilità di montare i video. Perché sapete che a me piace come fare queste cose, montare i video e tutto. Con questo nuovo gioiellino di Casa Opauge, non vi faccio neanche la recensione perché alla fine cosa potete vedere? Troverete all'interno della scatola questo prodotto, un cavo HDMI e un cavo USB, nessun CD, niente di niente. Diciamo che è una scatola molto più sintetizzata in confronto all'HD PVR2 Gaming Edition che avevo in precedenza. Ho preso questo semplicemente perché l'HD PVR2 registrava 30 frame, questo registra 60. È una cosa molto utile perché alla fine ragazzi, come avete potuto vedere, gli ultimi giochi sono tutti a 60 frame. Volevo prima di tutto tornare su YouTube con un video su Call of Duty IV. Perché? Perché alla fine è il gioco che mi sta piacendo di più. Oddio, non c'è un cazzo su PlayStation. Sto giocando anche su PlayStation, come sapete. Ho mollato quasi del tutto Xbox One. E niente ragazzi, volevo mostrarvi questo gioco prima di partire con World War 2, che è il gioco che, lo sapete tutti, stiamo attendendo. Quindi ragazzi, basta parlare, andiamo a giocare, a fare una o due partite su Call of Duty IV, il gioco che tutti definiscono una merda. Eccoci ragazzi, allora, ovviamente, dove ci mette una partita già iniziata, che stiamo vincendo. Ok, missili. Come sto accorgendo che adesso che sta per uscire World War 2 sono tutti camperati come dei maiali. Eccoli qui. Qua c'ho. Adesso sono con le cuffione. Le cuffie ragazzi non le ho ancora cambiate. Sempre le solite. Come potete vedere sto giocando in dropshot perché? Perché. Sì. E questi qua ovviamente mi ammazzano con fucile a bomba. Sto giocando in dropshot perché mi sto preparando su World War 2. Ma alla fine tra Razer e tutto non penso che mi servirà molto il coso. Di questo passo la vittoria sarà nostra. Comunque Razer, ragazzi, una bombetta. Non vedo l'ora di potervelo far usare, oddio. Non posso neanche farvelo usare perché dovreste venire a casa mia. Io vi farei venire tutti a casa mia per giocare con me. Però ragazzi io ve lo consiglio, se lo trovate in offerta prendetevelo pure sto controller, è veramente una bomba, non per fare pubblicità alla Razer, anzi. Io sinceramente mi sono stupito della qualità di questo prodotto, perché è veramente... Oh! Via! È la qualità di questo prodotto che è una bomba. Poi, io cerco sempre di acquistare tutti i prodotti possibili migliori in questo momento, perché? Perché? Perché ovviamente... C'è questo coglione con Regine MX del cazzo, Synergy. Adesso ragazzi, io la cosa che io dico di più sto gioco, cambiando discorso, perché adesso non mi voglio assillare con questo cazzo di Razer Raju, che ho fatto comprare anche al mio amico, l'ho obbligato quasi. Woohoo! 9-2! E come prima partita fa schifo, giustamente, è appena iniziata. Comunque sia ragazzi, vi stavo dicendo, come controllare veramente una bombetta. La cosa brutta è che devo stare sempre attaccata al cavo. Cuffiette ovviamente sempre le solite. Io sempre che vinco 9-2, non 4,50 di ratio. C'ho il ratio 2,70 in questo gioco. Molti si chiedono come cazzo fai a giocare sta merda, io ci gioco. Comunque sia ragazzi, passiamo subito al successivo, perché con questa cosa bellissima di poter editare posso tagliare sta merda. Oh, eccoci con una bella limonata. E su Throwback, la mappa delle merde, tutti che si camperano in granaio. Ragazzi, cambiamo arma, mettiamoci l'RPR Evo Fission, quello per la nuke. O altrimenti, cosa possiamo mettere? Guarda, questo è un po' di classi che ho fatto in quest'ultimo periodo. Comunque, io vado sull'RPR. Qua si è un po' già sminchiato il mio controller. Si vede che lo uso molto. Allora, andiamo. Centrali, si parte. Compagni che mi seguono. Io ho il figlio della merda col sinapsi. Centrale, eccoli lì! One! È tripla, no? Non ce la fai, curre. 2-1. Compagni inutili. Adesso dobbiamo andare larghi ragazzi. C'è un bellissimo compagno che morirà prima di noi. Ecco qua che usano i buchi di culo.
Poi ragazzi, ovviamente vi farò road to nuclear quando sarà la quando ci avrò la possibilità. E il Kurre smette di sparare perché pensa di averlo già ucciso, e invece niente. Andiamo. Oh. Kurre, cosa gli fa? Lo devasta! E in più ragazzi, adesso in questo periodo c'è il mio cagnolone che mi fa compagnia. Ovviamente voi l'avete visto poche volte nei video, perché sicuramente l'avete visto nelle... come cazzo si chiamano? I live. E io ovviamente di live ho già visto un altro figlio di puttana. Ma perché ce l'ho a fianco, figlio della merda? Andiamo. Larghi, così, piccolino. Uomini. Nemica confermata, triangolazione. Namo. Due pezzi di merda qui. Oh, cosa gli ho fatto? Cosa gli ho fatto? Zio. Sei stato del polis. Inculata. Andiamo. Spawn loro. Adesso me li foto tutti. Scapparò via, ragazzi, scapparò via. E il Kurre ci deve mettere la... Oh, uno. Ci prova il Kurre, si avvicina. Si avvicina dal muro. Lo guarda. Eccolo qui. Non ce la fa, non ce la fa, buttarlo giù, non ce la fa. Lo aspetta. E lo uccide. E lo uccide. Il Kurre. E lo sente. Ci prova. Ma niente, il Kurre è troppo... Oh, via. Via zio Kurre, via! Non ce la fa, zio Kurre, muore ancora! Andiamo! Ancora qui, ancora qui! Corre! Ci prova l'avversario! Non ce la fa, non ce la fa! Il Kurre ci prova in tutti i modi! Lo uccide! Si infila in mezzo! Si infila in mezzo! Prova a puntare l'avversario, lo prende dalle spalle! Siamo in una partita di calcio, sembra quasi! Il Kurre non gioca con Call of Duty, gioca a calcio! Eccolo qui! Lo uccide, fuori uno! Due. Il Kurre cerca di prendere sempre alle spalle gli avversari in questo ultimo periodo. Non ha più voglia di affrontare. Non ha più voglia di affrontare nessuno. Buco di culo. Buco di culo. No. Sì. E lo picchia. Ragazzi, lo uccide. Li devasta il culo a quella merda. Ancora, eccolo qui. Che cazzo gli fa, zio Kurre? Zio Kurre è informissima. Non ce n'è per ne... Eccolo qui. E poi ce ne sono due stronzi che spawnano. Giusto, ragazzi, giusto. Kurre non può niente contro gli spawn malefici di Call of Duty EVU. Gioco dell'anno. Game of the year. Game of the year. Mamma mia, Cyclopean. Per fare la differenza, ragazzi. Li fa la differenza il Kurre. Cosa fa? Mamma mia, zio Kurre. E poi c'è il figlio della merda che ti aspetta con una cazzo di bagliore bastardo. Ragazzi, non mi infogavo così, mi stavo divertendo troppo. Alla fine mi mancava anche fare video, vi giuro. Mancavate tutti voi, che comunque io vi apprezzo, quelli che sono rimasti a seguirmi e tutto. Vi ringrazio con tutto il cuore, perché ce n'è voluto per seguirmi, per starmi dietro nonostante questo... Cosa? Ce n'è voluto per starmi dietro in questo periodo che sarò fermo. Io mi auguro di poter streamare sempre con voi, cioè farvi video, montare, tutto. Perché è l'ultimo... Guarda come cazzo hai fatto, figlio della merda. Ci prova ancora, zio Kurre, attaccato alle pareti. Va nel granaio, non c'è nessuno. Non punta nessuno, zio Kurre. Guarda sull'avversario, guarda, eccolo lì. Va dentro. C'è qualcuno? No, c'è nessuno. C'è qualcuno qui dentro? Eccolo qui. Oh, oh, oh. Avvicinamento. Via. Succhia. Kurre! E ce la fa, lo uccide. Senza difficoltà, anzi. Andiamo, Kurre lì. Ancora lui.
Segue, segue, si attacca ai muri. Sembra un cazzo di ragno, zio Kur. Eccoli qui. Sento avversari. E poi c'è lui con Cyclopean, bastardo Mark II. L'arma di Iron Man. Andiamo, continua. Dove siete? Pezzi di merda. Cosa? Non sai neanche sparare, testa di cazzo. UAV nemico in avvicinamento. Ah, l'ho sentito allora. UAV nemico in avvicinamento. Oh, ancora. Stiamo vincendo. Oh, tranquilli ragazzi, tranquilli. Ma vi sembra normale che mi rompete i coglioni in tre? Da. Sono troppo forte per voi ragazzuoli. Andiamo ancora. Il cura ci prova. Punta, punta l'avversario. Molto easy sta partita. Oddio, pure cosa li combina, sti stronzetti. Cosa li combina? Sente dietro qualcuno. Buchi di culo a manetta. Oh! Cosa faccio pure? Cosa li abbiamo combinato, ragazzi? 38-8. Il culo così li abbiamo fatto. A queste mezze seghine, ma rivediamo l'ultima kill. Zio Kur non ci pensa due volte, lo affronta senza paura. E poi c'è la merda nascosta lì col mercenario. Nada ragazzi, due partite colossali. Gangster di Zio Kur. Andiamo via col Popman, andiamo anche noi. Ciao ragazzi. Ah, non riesco andare via, peccato. Vabbè ragazzi, spero che questi video, queste due partite vi siano piaciute. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Spero che il mio ritorno lo abbiate apprezzato, perché per me è stato veramente importante. Vi giuro, perché sinceramente non me la sento. Però vi prometto che cercherò sempre di impegnarmi e fare dei video per voi, perché comunque questo lasso di tempo in cui sono rimasto fermo, diciamo che si è sentita abbastanza la mancanza mia su YouTube, sul mio canale. Perché comunque fare streaming non è fare video, non è fare questo genere di video che comunque sia sono molto più emozionanti, in cui mi coinvolgo io in prima persona di più e anche voi penso che vi divertiate molto di più a vedermi sclerare e come sempre urlare per la gioia, per le uccisioni, per le morti, per tutto. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci rivediamo molto presto, bella ragazzi.